Presenta Fasolari in festa. Buongiorno e benvenuti al campanile della domenica da Marano Lagunare. Trasmettiamo in diretta dalla vecchia pescheria per raccontarvi le peculiarità di questa magnifica località, ma anche per raccontarvi tutte le iniziative, in particolare oggi quella relativa a Laguna Oltre 2017. Ma apriamo con l'assessore alla cultura e al turismo Riccardo Bragion per presentare sì questa iniziativa, ma anche le molteplici iniziative che si terranno da qua fino all'estate. Buongiorno. Buongiorno e grazie a Telefriuli per essere venuta a Marano, noi lo ospitiamo sempre molto volentieri. Diciamo che l'evento Laguna Oltre apre un po' le danze della stagione turistica estiva e primaverile autunnale a Marano Lagunare. Un ringraziamento di cuore all'associazione Sapori United, che ha lavorato affinché questa iniziativa insomma riscuotesse questo ottimo gradimento. Qui con noi infatti c'è Paolo Guerra dell'associazione, poi avremo modo di parlare nel dettaglio con lui. Esatto, questo evento tra l'altro si inserisce inoltre all'interno di un evento collegato alla fiera di San Giuseppe di Percotto, con un raduno di auto storiche che arrivano direttamente da là oggi con delle vespe e delle auto, e poi avremo una dimostrazione di spade a cura dell'associazione La Fortezza di Marano Lagunare, e poi delle visite guidate al Museo Archeologico della Laguna e degustazioni lungo il centro storico, quindi una bella giornata di festa che prelude tra l'altro all'evento Primavera in Laguna che è alle porte. Poi insomma la stagione estiva è conosciuta a Marano per il ventaglio di proposte, le sagre, le escursioni in barca e tutte queste cose, quindi insomma vi aspetto a Marano Lagunare e noi cerchiamo di fare tutto quello che possiamo al meglio, e insomma è un territorio da scoprire. E beh, avete grandi potenzialità. Grazie all'assessore, noi ora lanciamo un contributo filmato con il saluto del sindaco Davis Formentin, che non è riuscito a passare oggi ma è venuto a trovarci a Telefriuli in settimana. Ascoltiamolo assieme. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. E indubbiamente il centro storico è la parte, la cartolina che si presenta meglio nel nostro paese. Centro via Sinodo, ricorda quindi anche un sinodo che si è tenuto tantissimi anni fa ormai. E, quindi la strada principale indubbiamente con il museo in entrata, e poi successivamente più avanti con Piazza Vittorio Emanuele II, che è la piazza principale di Marano, con la Torre Millenaria, con il Palazzo dei Provveditori che è appena stato acquisito dal Comune, quindi è diventato proprietà del Comune, e poi ovviamente Piazza Cristoforo con la vecchia pescheria che si affaccia quindi sul mare, sulla laguna, ed è un posto molto caratteristico. Ovviamente altri posti ce ne sono, c'è Valle Canalnovo, vicina alla Maruzzella, un centro che merita di essere visitato. Infatti lei mi diceva che avete da poco acquistato il palazzo che ha citato, che sarà un centro culturale, una biblioteca. Sì, probabilmente sarà una biblioteca, un centro culturale. E, è un palazzo molto importante, quella era la sede dei provveditori nel periodo della Serenissima. Quindi ci sembrava veramente un peccato vederlo cedere strutturalmente, perché era da molti anni che necessitava di manutenzione. Adesso inizieremo a fare i lavori.
Nel corso della diretta noi faremo vedere tutte le caratteristiche, le peculiarità di Marano Lagunare, partendo dall'ambiente, dalla laguna e anche dalla torre millenaria che siamo riusciti a salire. Abbiamo fatto 121 scalini, siamo arrivati grazie all'aiuto di un volontario per far vedere dall'alto le bellezze di Marano, ma soprattutto della laguna, perché da là davvero c'è un paesaggio magnifico. Tanti gli eventi naturalmente legati alla vostra località e poi con la bella stagione immagino ce ne saranno sempre di più. Sì, sono veramente numerosi, ricordarli è anche difficile. Con l'inizio della primavera partono già primavera in laguna, quindi un percorso con il battello nella laguna e un viaggio, anche un percorso guidato all'interno del paese, nel museo, nelle valle del Canal Nuovo. Questa è la prima iniziativa, dopo c'è Laguna Rock, organizzata da altre associazioni, ci sono molte sagre, c'è la festa di San Vito, ce ne sono veramente tante. Il sindaco naturalmente sarà presente magari anche nelle prossime dirette di Telefriuli ad Amarano. E un saluto quindi dal sindaco per aprire in bellezza questa diretta. Sì, io auguro veramente una stagione molto bella, molto solare, come ha già iniziato questa primavera, e invito tutte le persone che o non hanno visitato Marano, ma anche quelli che hanno già visitato, a venirci far visita, sono tutti ben accolti. E ritorniamo in diretta dalla vecchia pescheria di Marano Lagunare per l'evento Laguna Oltre 2017. Deve essere presente oggi il presidente dell'associazione Sapori United, Aurelio Zentilin, ma giustamente essendo un pescatore è al lavoro, e però è al lavoro naturalmente anche Paolo Guerra, poi lo lascerò lavorare, ma grazie per essere qui per raccontare nel dettaglio qual è l'iniziativa di oggi, ma soprattutto le tante attività legate alla vostra associazione, tra le quali anche questo bel magazine. Poi ne parliamo. Buongiorno. Buongiorno, grazie a Telefriuli di questa presenza per noi importante, perché per noi è necessaria la visibilità per tutto il lavoro che stiamo facendo. Io ringrazio principalmente il mio presidente Aurelio Zentilin, che oggi purtroppo non ha potuto essere presente, come dicevamo, per motivi di lavoro, ma brevemente cercherò di spiegare quella che è la nostra associazione, come è nata e cosa si prefigge. Sapori United è un'associazione culturale che nasce a Marano, prima nelle idee di quattro amici amanti di questo bellissimo paese e della laguna soprattutto, ma non solo maranese, che si sono trovati una sera in una nota cantina del paese, e fra le tante cose, fra qualche bicchiere di buon vino, hanno immaginato di costituire un sodalizio che, partendo dalla laguna, arrivasse nell'entroterra e magari solcasse o superasse anche le Alpi. Questo sodalizio si è dato un obiettivo, che è quello della promozione territoriale, quindi promozione del territorio e non solo territorio, ma anche dei prodotti soprattutto enogastronomici del territorio. Noi stiamo in laguna, stiamo sul mare, e quindi si è pensato, da buoni marinaretti, se vogliamo così definirci, di partire col prodotto ittico. Qui ci sono due peculiarità: il pescato, che purtroppo in questi anni ha avuto anche qualche problema e che con molte difficoltà in qualche modo, per quanto riguarda la pesca, si continua ad andare avanti, ma l'attività non principale, ma l'attività che sta prendendo sempre più piede è quella della miticoltura. Ecco, la miticoltura, e non senza dimenticare poi chiaramente le valli di pesca, che anche queste attività hanno una loro rilevanza sul territorio costiero e in questo caso maranese e anche gradese, se vogliamo dirla tutta. Ecco, questi quattro amici che si sono trovati davanti a un buon bicchiere di vino e hanno pensato di costituire questo sodalizio proprio per promuovere il territorio di Marano, della laguna e i prodotti dello stesso territorio, ma non solo, perché l'associazione non è un'associazione chiusa, è un'associazione che vuole fin dal momento in cui è stata pensata aprirsi al territorio, si è aperta
e nell'arco degli anni, perché questa idea, diciamo così, allo stato embrionale, è partita nel 2008 e poi si è concretizzata fisicamente, perché l'attività è iniziata sì nel 2008 con delle sporadiche uscite fra amici, ma poi si è formalizzata nel 2012 quando è stata costituita formalmente l'associazione, e da lì è iniziata tutta l'attività che ha portato la musica, ha portato gli eventi teatrali, ha portato tutti i prodotti del territorio a mescolarsi in attività che poi si sono svolte, come in questo caso di oggi, nella vecchia pescheria, ma in altre occasioni in mezzo ai filari delle vigne delle aziende agricole maranesi, o nelle valli di pesca dove branzini e orate sguazzano, no? Allegramente e placidamente. Però non vogliamo fermarci qui sicuramente. Ecco perché Laguna Oltre, no? Perché Laguna è il fulcro, però si va oltre. Oggi c'è la possibilità di degustare all'interno della vecchia pescheria dei prodotti tipici, anche mi pare la birra artigianale, non sì, solo sì. Pesce. Però perché Laguna Oltre? Poi naturalmente arriveranno anche, ci sarà il raduno delle Vespe, delle Fiat 500, arrivano direttamente da Percotto, legati appunto alla fiera di San Giuseppe. Ma perché Oltre? Laguna Oltre per un semplice motivo, perché per quanto ci riguarda Marano e la Laguna sono stati fin dall'inizio, dalla nostra partenza come associazione, il fulcro della nostra attività. Però guardando sempre oltre, nel senso che se la Laguna e Marano sono il punto focale, il fulcro della nostra associazione, che guarda verso un entroterra che può essere sì inteso come il Friuli che va verso nord, ma anche oltre le Alpi, quindi l'Austria, la Germania. A noi interessa mostrarci e mostrare le bellezze di questo territorio, la bontà dei prodotti che vengono prodotti in questo territorio a tutte le persone che stanno al di là delle Alpi, non solamente al di qua, perché al di qua magari già si conosce qualcosa. Non tutti conoscono tutti, però noi avremo questa ambizione di aprirci e di andare oltre, anche oltre i confini territoriali della nostra regione. Anche grazie all'ausilio di questi magazine, vero? Anche grazie all'ausilio di questi magazine che ci tengo fortemente a dirlo, ormai sono un paio d'anni che lo pubblichiamo, è gratuito. Questo è, lo sottolineo, ed è autocostruito, nel senso che ci siamo dati questo obiettivo, e cioè di costruire un giornalino, una pubblicazione che parlasse solamente di territorio, dei prodotti del territorio, del nostro territorio, e autocostruendolo da noi, ecco, per cui dal presidente a tutti i componenti dell'associazione, ma non solo, perché all'inizio eravamo i soli e gli unici, poi abbiamo aperto questa attività e abbiamo avuto riscontro anche da parte della popolazione, per cui ci sono anche persone del paese che collaborano e raccontano la storia del paese. Grazie a Paolo Guerra dell'associazione Sapori United, vi lascio, la lascio lavorare, e noi andiamo in pubblicità e ritorneremo in diretta da Marano Lagunare tra poco. Grazie. Grazie mille. Grazie. Ristorante Stella d'Oro, siamo presenti ormai da 5 generazioni. Situato nella piazza centrale di Marano Lagunare, offre il pesce locale cucinato in modo genuino come vuole la tradizione. I piatti tipici, antipasto misto, gran seola, spaghetti alla scogliera. Dispone anche di 6 confortevoli camere arredate in stile ottocentesco, a disposizione tutto l'anno per chi vuole godersi questo paesino affacciato sulla laguna. Zanutta. Il nostro mondo è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Scopri di più su zanuttaspa.it. Albo Serramenti da 40 anni produce, commercializza e installa serramenti in alluminio, legno, alluminio e PVC.
Consulenze e progettazioni gratuite. Partner Internorm, concessionaria marchio Pirnar. Ci trovate a San Giorgio di Nogaro, telefono 0431 66 033 e a Udine in Viale Bassi con il nuovo showroom. Nel solco della tradizione, l'azienda vinicola Umberto Baccicchetto vi aspetta adesso anche nella rinnovata sala eventi con degustazioni a Precenicco, Udine, in via Lignano 46. Battello Santa Maria, ristorante navigante in ambienti mozzafiato. Si organizzano feste di classe, matrimoni, compleanni e gite scolastiche. Partenze da Marano, Aquileia, Grado e Lignano. Visite organizzate ai casoni della riserva naturale Voce della Stella, Aquileia, Barbana e Grado. Il piacere della crociera in una nave di piacere. Prenota al 339 63 30 288 o www.battellosantamaria.it. Nautica Popesso, situata nel cuore della Darsena a Marano Lagunare, è leader nel settore degli interventi d'allestimento e manutenzione sull'imbarcazione adibita alla pesca e al diporto. Offre un servizio completo dalla vendita all'installazione alla manutenzione di motori marini entro e fuori bordo, rimessaggio coperto e scoperto. Popesso, la nautica a 360 gradi. Passione, competenza e professionalità da 50 anni. La Trattoria Barcanetta a Marano Lagunare propone una cucina sana e di stagione, sempre diversa, da quella tradizionale alle variazioni più stuzzicanti per soddisfare anche i palati più sopraffini. Vieni a trovarci in Piazza Marie, scoprirai un rifugio per chi ama la buona tavola. Marano Lagunare si estende tra mare e terra per circa 91.000 metri quadri. La terraferma comprende una stretta fascia costiera per il Lagunare e due isole maggiori, Martignano e Sant'Andrea, mentre ben 80.000 metri quadri sono di territorio lagunare. Confina a nord con Carlino, Torviscosa, Terzo d'Aquileia, a sud con Lignano Sabbiadoro e il mare Adriatico, a est con Grado e ovest con Muzzana del Turniano, Palazzolo dello Stella, Precenico e La Tisana. Gli insediamenti consistono in un centro abitato, il cui nucleo è origine antica, accessibile dalla terraferma da strada provinciale a nord e da due sistemi portuali recenti, quali Aprilia Marittima e Punta Faro, aventi destinazione prevalentemente di nautica da porto e residenziale, ricadenti in parte nei comuni di La Tisana e Lignano Sabbiadoro. L'altezza sul livello del mare è pari a 2 metri, il numero di abitanti è di circa 2050. Il centro storico è costituito da un nucleo di formazione remota, l'antica fortezza, ed è caratterizzato da una via principale con asse nord-sud e calli trasversali, una piazza centrale e piazzette sparse. È parzialmente circondato da acqua ed è ricco di edifici testimonianti la storia e il ruolo dell'insediamento nel contesto territoriale. Il continuo susseguirsi di calli e piazzette determina una piacevole ricorrenza di spazi aperti, la maggior parte dei quali mantiene le proporzioni tipiche del campiello veneto, sia nel rapporto tra vuoti e pieni, sia nel prolungamento dello spazio privato dell'abitazione in uno spazio comune di incontro e di lavoro all'aperto.
Come vedete dalle immagini, stanno arrivando le Fiat 500, le auto d'epoca, e tra poco anche ci raggiungeranno le Vespa per naturalmente radunarsi qui vicino a noi nel piazzale della vecchia pescheria di Marano Lagunare. Ma parliamo anche di sport, in particolare della Maranese Calcio, assieme al presidente Regeni e il DS Max Raddi. Siete reduci da una sconfitta, non ne parliamo, voltiamo pagina perché oggi c'è un'altra sfida, e la volontà di rilanciarsi, no? Siete comunque secondi. Sì, infatti oggi speriamo che si diano una scossa di poter vincere oggi. Oggi giocate in casa? Sì, giochiamo in casa. Contro chi? Contro il Pocenia. Contro il Pocenia. E invece siete reduci dalla sconfitta contro il Palazzolo, se non sbaglio? Sì. La squadra non c'era, dopo abbiamo un pochettino di infortuni, ci mancano 3-4 giocatori di livello, la squadra risente, ecco. È così. Andiamo dal direttore sportivo, un po' factotum, no? Mi diceva il presidente della società da tanti anni, come tanti, che appunto nel calcio dilettanti si avvicinano e poi danno la passione, l'energia, l'impegno e soprattutto appunto la presenza costante. Mi dicevi che ormai da 12 anni hai vissuto la storia recente della Maranese Calcio, e quest'anno comunque gli obiettivi sono di rilanciarsi, no? Sì, beh, avevamo già cominciato 2 anni fa, noi abbiamo ricominciato dalla terza categoria. Il nostro obiettivo era quello di ripartire subito e far bene, fare la terza, vincerla, non partecipare, vincerla. In seconda, far bene. L'anno scorso non ci è andata come volevamo noi, quest'anno puntiamo sicuramente a far meglio dell'anno scorso. L'obiettivo minimo è i playoff, anche se ti dico la verità, eravamo in testa fino alla settimana scorsa, da 14 domeniche siamo stati in testa, ora siamo secondi. Non è che personalmente non è che mi sia una cosa che mi vada benissimo, però questo è il calcio, bisogna accettare, se ci sono squadre più brave di te, questo è il calcio, insomma. Dovevo avere anche delle immagini che fanno riferimento un po' alle ultime sfide della Maranese Calcio, ma che cos'è che non è andato con il Palazzolo? Il presidente diceva che la squadra non c'era, cosa significa? Non è che non c'era, la realtà è che veramente ci mancava qualcuno, però quelli che sono andati in campo sono, secondo me, sono ragazzi allo stesso livello anche degli altri, per l'amor di Dio. Ma Cagnan, Cecotti e Pavan non puoi regalarli a nessuno, però quelli che sono andati in campo non è che siano inferiori, attenzione. Forse la giornata, forse sentavamo la partita, il Palazzolo stesso, forse bravo il Palazzolo, bisogna fare i complimenti anche al Palazzolo, non bisogna dire che la Maranese, però è stata una partita così. Portiamo a casa la sconfitta e basta, oggi dobbiamo ripartire, fare un risultato e vediamo dopo, insomma. Certo. Un grosso in bocca al lupo alla Maranese Calcio, e io direi che bisogna tirarsi sul morale pensando ai Fasolari, no? Che io ho provato l'anno scorso, davvero buonissimo in diretta nel corso di Telefriuli Estate, e voi siete già pronti per la festa, Presidente? Sì, quest'anno la riproponiamo ad agosto, dal 10 al 15 agosto, cioè la Maranese, sarebbe l'S di Maranese in collaborazione con i Fasolari, fanno la festa. Ecco. Un giorno in più però quest'anno? Un giorno in più, 6 giorni quest'anno, perché avendo molta affluenza di gente... Vediamo, dai, facciamo un giorno in più con prodotti buoni, come facciamo noi, abbiamo le lasagne quest'anno fatte da noi, robe varie, abbiamo, sì. Beh, insomma, è un prodotto che funziona, la risposta c'è stata l'anno scorso, perché noi eravamo in diretta, abbiamo visto quanta gente è arrivata, evidentemente lavorate bene, i prodotti sono freschi. Sì, infatti ormai in giro, mi pare, per il Friuli, anche il Veneto, è molto conosciuta la festa. Cioè, la gente chiede e noi lo facciamo ogni anno, dai. Bene. In bocca al lupo alla Maranese Calcio e anche alla festa, che sicuramente sarà ben riuscita. Grazie Presidente, grazie al direttore sportivo, e poi un altro factotum che è sempre presente, no? Anche tutte le feste di Marano. Sì. Buongiorno. Senti, un pronostico per la sfida di oggi, te lo senti di fare? Anche no. Anche no. Sinceramente non me la sento. Speriamo che vada bene, sì, dai. Ma quello è l'auspicio che si augura sempre di vincere. Come dice. Importante essere ottimisti. Sì. Grazie alla Maranese Calcio, andiamo a vedere un contributo firmato legato all'ambiente di Marano Lagunare. Lasciatemi restare così, tra questa barca e il cielo.
fermo inimmaginato come una nota di Mahler sopra un violino solo. Lasciatemi restare così, con questo pesce cane legato al mio fianco, che dovrei riportare a riva se solo fosse un po' più stanco. Marano Lagunare, un ambiente straordinario per peculiarità naturali. Si tratta di una zona umida, formatasi a causa delle diverse velocità del deposito terrigeno dei fiumi Tagliamento, Alpino, Stella, Ussacorno e altri di Risorgiva. Per quanto attiene in particolare alle lagune, esse sono tipicamente ambienti dominanti dalle maree e marginalmente dal moto ondoso. La laguna di Marano fa parte del sistema di lagune e ambienti umidi di transizione che si estende lungo le coste dell'Adriatico settentrionale, da Ravenna alle foci dell'Isonzo. Il bordo interno della laguna è arginato per quasi tutta la sua estensione da pochi decenni. Un tempo la laguna terminava verso terra in una palude cui seguivano i boschi planiziali, di cui oggi non rimangono che brandelli sparsi. Lungo le coste interne della laguna sfociano numerosi corsi d'acqua, naturali e artificiali, il più importante dei quali il fiume Stella, che forma un delta la cui parte emersa si estende su una superficie di circa 75 ettari, area oggi destinata a riserva naturale. Di fronte a Marano, verso il mare, in lato opposto rispetto alla laguna, è presente il cosiddetto cordone litoraneo, costituito dalle isole di Martignano e Sant'Andrea. La costa è bassa e sabbiosa. Dal mare verso l'interno il territorio è costituito da spiaggia emersa con vegetazione pioniera, duna, consolidata e ricoperta da vegetazione tipica e versante lagunare, con barene, ovvero isolotti lagunari che solo eccezionalmente vengono sommersi dalle acque, e velme, zone della laguna periodicamente emergenti con la bassa marea. Questo particolare habitat, ricchissimo di specie vegetali e di avifauna endogene, è importantissimo luogo di sosta per tutta l'avifauna palustre, tanto da essere incluso nell'elenco delle zone umide di interesse internazionale. Ne testimoniano la presenza di ben due riserve naturali, Foci dello Stella e Valle Canalnovo, la prima raggiungibile solo via mare. La cittadina di Marano Lagunare quindi possiede da sempre ed ancora oggi una relazione privilegiata con l'ambiente lagunare nel quale si trova inserita. La laguna infatti fornisce da tempo immemorabile le risorse sulle quali la popolazione maranese ha basato la propria sussistenza e che costituiscono il fondamento dell'attuale sviluppo economico. L'interesse e l'affezione di questa gente per la loro laguna non nasce però solo da motivazioni economiche, ma anche dal forte desiderio di preservare l'equilibrio di questo delicato sistema. Non c'è niente che sia vero tranne il mare. Il vecchio sa, perché ora il vecchio è il mare. Da oltre 40 anni Alme 3 produce le vere porte blindate, con struttura portante e lamiera da 3 mm, ma anche serramenti blindati, brevettati con vetri antiproiettile e struttura metallica rivestita da legni pregiati. Alme 3, serramenti nobili, di qualità superiore. Adesso mi sento sicura. Nel solco della tradizione, l'azienda vinicola Umberto Baccicchetto vi aspetta adesso anche nella rinnovata sala eventi con degustazioni a Precenicco, Udine, in via Lignano 46. Immobil Case ottimizza la ricerca senza perdite di tempo. Gruppo giovane, dinamico e professionale per tutti coloro che desiderano acquistare, vendere o far stimare un immobile in Friuli. Vi aspettiamo a San Giorgio di Nogaro, in Piazza della Chiesa 25.
Nautica Popesso, situata nel cuore della Darsena a Marano Lagunare, è leader nel settore degli interventi di allestimento e manutenzione sull'imbarcazione adibita alla pesca e al diporto. Offre un servizio completo dalla vendita all'installazione alla manutenzione di motori marini entro e fuori bordo, rimessaggio coperto e scoperto. Popesso, la nautica a 360 gradi. Passione, competenza e professionalità da 50 anni. Avete infissi vecchi? Non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli, di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti, è tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e Falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. Electra Service si adopera per migliorare la qualità della vostra vita. Installiamo impianti di automazione per cancelli, barriere stradali e porte automatiche, impianti antintrusione, videosorveglianza e citofonia, impianti di climatizzazione e fotovoltaici. Ci trovate a Palazzolo dello Stella sulla strada statale 14. Electra Service, la filosofia del comfort. Ottica Battistutta Elena, occhiali da vista e da sole delle migliori marche di nostra produzione, dalla fabbrica al negozio, per adulti, bambini e per tutti gli sport. Controllo visivo computerizzato e applicazione di lenti a contatto. Ci trovate a Palazzolo dello Stelle in via Nazionale 45. Ottica Battistutta Elena, l'ottica conveniente. Osteria Porta del Mar, direttamente sul porto di Marano Lagunare, offre una cucina semplice ma ricca di sapori, caratterizzata dal pesce sempre fresco del mercato ittico di Marano. Ambiente rustico e raffinato, dispone di due belle sale e di un giardinetto interno estivo. Vi aspettiamo in via Porto del Friuli a Marano Lagunare. Battello Santa Maria, ristorante navigante in ambienti mozzafiato. Si organizzano feste di classe, matrimoni, compleanni e gite scolastiche. Partenze da Marano, Aquileia, Grado e Lignano. Visite organizzate ai casoni della riserva naturale Croce della Stella, Aquileia, Barbana e Grado. Il piacere della crociera in una nave di piacere. Prenota al 339 63 30 288 o www.battellosantamaria.it. Al centro del tuo mondo casa c'è Zanutta, 2000 metri quadri di salone espositivo, un vasto assortimento di articoli per l'arredo bagno e presto una nuova area con i migliori marchi di stufe, caminetti, porte e rivestimenti in pietra naturale. Zanutta, il tuo negozio Udine in Viale Tricesimo 200, agevolazioni per acquisti con finanziamento fino a 12 mesi a tasso zero, nei 22 punti vendita in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Albo Serramenti da 40 anni produce, commercializza e installa serramenti in alluminio, legno, alluminio e PVC. Consulenze e progettazioni gratuite. Partner Internorm, concessionaria marchio Pirnar. Ci trovate a San Giorgio di Nogaro, telefono 0431 66 033 e a Udine in Viale Bassi con il nuovo showroom. Di nuovo assieme in diretta dalla vecchia pescheria di Marano Lagunare per una nuova puntata del campanile della domenica. Vedete che si stanno preparando, anzi stanno parcheggiando le vetture, le auto d'epoca per l'evento Laguna Oltre 2017, quindi non solo Fiat, vedete anche Alfa Romeo e poi ci raggiungeranno anche delle Vespa e altre vetture si stanno preparando per raggiungere il piazzale della vecchia pescheria. Ci siamo lasciati con un filmato legato all'ambiente e approfittiamo della presenza del vice sindaco Stefano Scardacci, che è anche assessore all'ambiente, per raccontarci un po' nel dettaglio come presentare Marano Lagunare. Noi l'abbiamo fatto attraverso i filmati, attraverso le immagini che parlano da sole. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, come al solito, grazie per essere qui con noi a Telefriuli. Anche lo scorso anno ero da voi ed è sempre un piacere accogliervi. Oggi abbiamo anche la fortuna di avere, come accennavi tu Alexis, le auto qui d'epoca, non solo, ed è sempre un piacere accogliere gente che vuole visitare il nostro territorio. Che dire, Marano tramite le immagini si spiega da solo un po', no? Possiamo dire che insomma il suo territorio si estende per un circa 90 km quadrati e solo il 3-4% è terrestre, quindi terra.
Già nel nome del paese, quindi Marano Lagunare, potete capire quanta importanza ha per noi la laguna. È il territorio più vasto, appunto, è questa. All'interno della laguna ci sono due riserve naturali regionali. Una è le Foci dello Stella, che è la riserva più con dettaglio faunistico, mentre la riserva Valle Calalnovo, che si accede anche direttamente tramite la via terrestre, è quella che noi usiamo un attimino più a livello didattico, in quanto riusciamo a recepire diverse realtà scolastiche e non solo. Marano è una realtà, come dire, fra le poche che preserva ancora dal punto di vista delle proprie peculiarità naturalistiche quello che è la differenza fondamentale tra due fuochi, sostanzialmente Lignano e Grado. Noi ancora ci sosteniamo tramite la pesca divisa in piccola pesca, quindi d'attività lagunare, e la grande pesca direttamente in mare. Poi magari con Vicario andremo nel dettaglio a parlare anche delle due riserve regionali. Intanto Paolo Bassi sta ancora riprendendo naturalmente le vetture d'epoca che stanno raggiungendo la vecchia pescheria di Marano Lagunare. Tra l'altro con il vice sindaco volevo anche affrontare il tema del turismo. Perché? Perché già da questa mattina, per esempio, alle 10 è partito il battello Santa Maria, che è sempre ricco di gente che arriva a Marano Lagunare per vedere appunto le ricchezze del posto, visite che poi raggiungono la laguna, i casoni e naturalmente tutto un paesaggio magnifico, no? E quindi io chiederei alla regia di proporre anche le immagini della partenza di questa mattina del capitano Nico, però le escursioni qui a Marano sono sempre richiestissime. Beh sì, diciamo che ormai anche il battello Santa Maria ha preso il suo piede, no? Noi avevamo da tanti anni anche la parte del Saturno, ma giustamente nell'incremento che c'è stato dal punto di vista turistico si sono anche aperte anche altre realtà, ed è giusto che sia così. L'assessore Bragion, che ha parlato prima di me, sta facendo un grosso lavoro dal punto di vista dell'attrattiva turistica che noi dobbiamo offrire, ricordandoci sempre, come accennavo prima, che le nostre peculiarità non sono quelle della folla della gente, diciamo, da spiaggia, ma bensì una realtà più familiare, magari più a livello turistico, per chi vuole apprezzare quelle naturalità, quelle peculiarità naturalistiche che appunto noi riusciamo a offrire, sia dal punto di vista lagunare che dal punto di vista delle riserve naturali. Io ringrazio il vice sindaco per essere stato in nostra compagnia, la lascio naturalmente, quante persone stanno arrivando, quindi è una soddisfazione per il vice sindaco. Assolutamente. Così va a salutare un po' la gente che sta arrivando qui in vecchia pescheria, anche perché poi ci sarà la possibilità di degustare i prodotti tipici del posto. Assolutamente. È un'altra ricchezza. Esatto, chi vorrà oggi siamo qua, benché volentieri, per accogliere tutti. Grazie, Alexis, grazie. E grazie a voi, di nuovo. E noi siamo andati a registrare attualmente una escursione con il capitano Nico del battello Santa Maria, la riviviamo nel contributo filmato, poi ritorneremo in diretta dalla vecchia pescheria di Marano. Ed ora siamo pronti per la gita con il battello Santa Maria. Raggiungo il capitano Nico, buongiorno. Buongiorno, benvenuto a bordo. Dove ci porta? Vi porto nel paradiso del Friuli Venezia Giulia, che è la laguna di Marano. Bene, allora andiamo tutti a vedere questo paradiso con il capitano Nico e il battello Santa Maria. Assolutamente sì, garantisco io. Tutti a bordo e pronti a partire. Thank you.
Sto guardando con il binocolo i casoni, siamo giunti praticamente a destinazione per raccontare l'attività, no? Tutte le gite del Battello Santa Maria, tanto bello già arrivare fin qua. Mi immagino la bellezza di tutte le vostre gite che organizzate. Certamente, cioè, l'ambiente è quello che fa veramente la magia di queste gite che organizziamo. Le nostre gite, nelle nostre gite si naviga prevalentemente in laguna, nella laguna di Marano e in quella di Grado, che è un'unica laguna, ed è attraversata da questa via d'acqua molto lunga, pensate che parte da Pavia in Lombardia e arriva quasi a Trieste, a Monfalcone, che si chiama Litoranea Veneta, e noi la navighiamo in lungo e in largo, infatti si collega con questa barca Aquileia, piuttosto che Grado, Lignano, Barbana, andiamo a Porto Buso, quindi insomma la conosciamo più o meno tutta, la riserva delle Foci dello Stella, fra l'altro che è un posto veramente unico in regione, una riserva veramente incredibile, 1400 ettari di oasi protetta, è qualcosa di forte che abbiamo qua in regione, veramente una vetrina incredibile per il Friuli Venezia Giulia. Ogni martedì Laguna Shop and Wine, i tesori della fortezza di Marano, partenza dalle 9.30 da Lignano Sabbiadoro, navigazione nella Laguna di Marano con spiegazione degli aspetti naturalistici e storici, alle 10.15 arrivo a Marano Lagunare con un piccolo tour nel centro storico, visita al Museo della Laguna, passeggiata libera fra le bancarelle del mercato settimanale per approfittare degli ottimi prodotti gastronomici locali e nazionali. Alle 11.45 ritrovo alla vecchia pescheria con degustazione del famoso vino dei due soli, coltivato negli argini delle valli d'Alpesca, a contatto con l'acqua salmasa della laguna che gli dona dei sapori unici. Ogni giovedì Laguna History sulla rotta dei Patriarchi, alle 8.30 partenza da Marano Lagunare, dalle 9.30 la partenza da Lignano Sabbiadoro. Navigazione nella laguna di Marano e Grado con spiegazione degli aspetti naturalistici e storici, casoni e le valli da pesca fanno da scenario unico e indimenticabile. Alle 11.15 è previsto l'arrivo ad Aquileia con visita guidata della Basilica e dei principali siti archeologici. Alle 13.30 il rientro in battello e navigazione per il ritorno, durante il quale viene servito il pranzo a bordo a base di pesce freschissimo di Marano. Tutti i venerdì da Marano e Lignano il Laguna Live con mini crociera serale e degustazione a bordo accompagnati da musica dal vivo. Partenza alle 19 e ritorno alle 22.30. Tra domenica invece il battello parte sempre per dei gruppi, delle associazioni, chi volesse fare una festa di compleanno piuttosto che il suo matrimonio, l'anniversario. In barca si parte, c'è la cena a bordo o il pranzo, si decide dove andare, se a Grado, Aquileia, ovunque. Ovunque noi possiamo andare, noi navighiamo. E generalmente le partenze sono alle 10 del mattino per ritornare verso le 4 del pomeriggio, portandosi a casa veramente un bel pezzo di festa e di laguna, un ricordo veramente che rimarrà indelebile proprio per questa esperienza fatta sul Battello Santa Maria, ma sulla laguna di Marano e Grado, che è veramente un ambiente molto molto magico. Bene. Io ti ringrazio, ricordiamo anche che i bimbi fino a 6 anni non pagano, quindi c'è la possibilità proprio di venire con la famiglia al completo. Certamente, i bimbi fino a 6 anni non pagano e fino a 12 pagano metà. Poi per le associazioni, gli alpini, piuttosto che i donatori di sangue, tutti i gruppi di arme o comunque associazioni no profit, abbiamo una scontistica speciale per loro, perché l'impegno che danno nel sociale si meritano questa gratificazione così. Bene, grazie Nico, io adesso mi metto a scrutare però Lignano, perché io amo Lignano, devi sapere, quindi mi metto col binocolo a cercare la mia Lignano Pinetta, se la trovo. La Trattoria Barcaneta a Marano Lagunare propone una cucina sana e di stagione sempre diversa, da quella tradizionale alle variazioni più stuzzicanti per soddisfare anche i palati più sopraffini. Vieni a trovarci in Piazza Marie, scoprirai un rifugio per chi ama la buona tavola. Battello Santa Maria, ristorante navigante in ambienti mozzafiato. Si organizzano feste di classe, matrimoni, compleanni e gite scolastiche. Partenze da Marano, Aquileia, Grado e Lignano. Visite organizzate ai casoni della riserva naturale Foci dello Stella, Aquileia, Barbana e Grado. Il piacere della crociera in una nave di piacere. Prenota al 339 63 30 288 o www.battellosantamaria.it.
Albo Serramenti da 40 anni produce, commercializza e installa serramenti in alluminio, legno, alluminio e PVC. Consulenze e progettazioni gratuite. Partner Internorm, concessionaria marchio Pirnar. Ci trovate a San Giorgio di Nogaro, telefono 0431 66 033 e a Udine in Viale Bassi con il nuovo showroom. Nel solco della tradizione, l'azienda vinicola Umberto Baccicchetto vi aspetta adesso anche nella rinnovata sala eventi con degustazioni a Precenicco, Udine, in via Lignano 46. Elettra Service si adopera per migliorare la qualità della vostra vita. Installiamo impianti di automazione per cancelli, barriere stradali e porte automatiche, impianti antintrusione, videosorveglianza e citofonia, impianti di climatizzazione e fotovoltaici. Ci trovate a Palazzolo dello Stella, sulla strada statale 14. Elettra Service, la filosofia del comfort. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Scopri di più su zanuttaspa.it. Nautica Popesso, situata nel cuore della Darsena a Marano Lagunare, è leader nel settore degli interventi d'allestimento e manutenzione sulle imbarcazioni adibite alla pesca e al diporto. Offre un servizio completo dalla vendita all'installazione alla manutenzione di motori marini entro e fuori bordo, rimessaggio coperto e scoperto. Popesso, la nautica a 360 gradi. Passione, competenza e professionalità da 50 anni. Ristorante Stella d'Oro, siamo presenti ormai da 5 generazioni. Situato nella piazza centrale di Marano Lagunare, offre il pesce locale cucinato in modo genuino come vuole la tradizione. I piatti tipici, antipasto misto, gran seola, spaghetti alla scogliera. Dispone anche di 6 confortevoli camere arredate in stile ottocentesco, a disposizione tutto l'anno per chi vuole godersi questo paesino affacciato sulla laguna. Di nuovo assieme in diretta al campanile della domenica da Marano Lagunare, dalla vecchia pescheria. Qui con me Fabrizio Reggeni, presidente della cooperativa Pescatori San Vito, la più numerosa del Friuli Venezia Giulia. Numeri importanti, presidente. Buongiorno. Buongiorno. Sì, la cooperativa attualmente ha 200-230 soci, pescatori. Sì. Numeri importanti, dicevo, però anche di motopescherecci. Sì, diciamo ci sono un centinaio tra pescherecci e barche che vanno in laguna, insomma, sono numeri importanti. Infatti, come ho detto, sono 200-230 soci, poi ci sono altri pescatori che non sono soci, una ventina, insomma, ecco. Quindi sono numeri molto importanti. Una cooperativa storica nata nel 1900? Ma nei primi anni degli anni 50, subito dopo la guerra, è nata per motivi, diciamo, economici, per motivi di commercio, no? E dopo la guerra penso che i paesi, cioè, erano, come si dice, non si stava bene, si pativa un po' la fame, quindi non c'era commercio, non c'era niente, ed è nata appunto la cooperativa per motivi economici, per motivi, come si chiama, di commercio, no? Scusa, per motivi commerciali. Allora questi pescatori si sono aggregati e hanno iniziato a venire a Marano i primi grossisti, li chiamavano, i primi commercianti che venivano dal Veneto, dalla Emilia Romagna, no? È partita la pesca, è partito il commercio, è partita la cooperativa. Abbiamo raggiunto il nostro culmine, diciamo, nei primi anni del 2000, forse, sì, verso il 2000, diciamo, dove abbiamo toccato quasi 400 pescatori. E poi adesso siamo attualmente, abbiamo 230 soci per motivi demografici, c'è meno ricambio, per motivi economici, meno pesce, giovani non ce ne sono che vogliono fare questo tipo di lavoro, e quindi siamo quello che siamo, ecco. Che stagione si prospetta dal punto di vista della pesca quest'anno? Difficile dirlo. Bella domanda, infatti, come fare 13 o vincere il Superenalotto. Diciamo, le stagioni le fa il tempo. Fino adesso, diciamo, a parte oggi, una giornata un po' così, ma sono state negli ultimi 15 giorni delle belle giornate, quindi si prospetta un buon inizio di primavera, ecco.
Diciamo che la cooperativa ha l'obiettivo comunque di valorizzare la pesca, la produzione, e immagino che insomma i numeri anche che ha citato prima siano di grande slancio per ogni stagione. Esattamente, non è che noi, sì, diciamo che lavoriamo stagionalmente, ma non è che stiamo fermi, si pesca sempre, si pesca in mare, si pesca laguna, o diciamo abbiamo delle, diciamo diamo un'alternativa, un qualcosa in più, quando si pesca meno con l'allevamento delle vongole veraci, diciamo. E poi abbiamo altre iniziative appunto per valorizzare il nostro prodotto, cercare di vendere direttamente al consumatore, dove abbiamo dei progetti in piedi che nel futuro imminente faremo, insomma. Il territorio come risponde, quello di Marano Lagunare? Ma risponde bene, la gente c'è, partecipa all'iniziativa. C'è sempre maggior richiesta, no? Sì, c'è sempre maggior richiesta, anche se non dico nel nostro mercato, no, in Italia viene importato quasi il 70% di prodotto, e non è, sono numeri importanti, quindi vuol dire che non riusciamo a soddisfare la richiesta. Allora, io ringrazio Fabrizio Regeni che è stato in nostra compagnia e lanciamo un servizio dedicato al Museo Archeologico della Laguna di Marano. Grazie. Ciao. Ciao. Stai bene. Ci siamo spostati al Museo Archeologico della Laguna, sempre naturalmente a Marano. Per presentarlo raggiungo la curatrice del museo, la dottoressa Paola Maggi. Innanzitutto, dove ci troviamo in questo momento? In questo momento ci troviamo nella sala dove sono esposti i reperti di epoca romana. L'epoca romana è una delle meglio rappresentate dalla storia e dall'archeologia della laguna e anche del territorio che si affacciava sulla laguna, e soprattutto emerge da quello che vediamo esposto, come vedete moltissime anfore e ancore, emerge quello che è il ruolo che ebbe la laguna in epoca romana, ovvero quello di tramite commerciale, di quasi piattaforma logistica, di punto di scambio, di snodo di rotte commerciali che venivano dal mare, dall'Adriatico, però provenienti da ogni area sostanzialmente del bacino del Mediterraneo, e arrivavano qui e poi venivano smistate o verso il porto di Aquileia, oppure verso l'interno tramite le vie fluviali. Quindi c'era nella laguna, dobbiamo immaginare, tutta una serie di piccoli porti che facevano da punti logistici per l'arrivo di merci. Le anfore, lo ricordiamo, trasportavano olio, trasportavano vini, trasportavano salse di pesce, conserve di pesce. Ma non solo, con le anfore viaggiavano anche ceramica, ceramiche da cucina, ceramiche da mensa, lucerne, altri manufatti. E qui arrivavano queste merci attraverso navi adatte alla navigazione marittima, che quindi avevano una chiglia, come vediamo da questo modello dell'espositore delle anfore, una chiglia più profonda, arrotondata. E erano appunto navi mercantili adatte alla navigazione marittima. In laguna invece si utilizzavano navi diverse. Abbiamo qui la sezione di un'imbarcazione, una riproduzione chiaramente anche ideale, di un'imbarcazione che poteva solcare le acque dei canali, le acque dei fiumi. Ovviamente vedete, ha una struttura completamente diversa. Fondali bassi richiedevano un fondo piatto della nave e quindi c'era necessità di un trasbordo, diciamo, delle merci che arrivavano dall'Adriatico e poi appunto dovevano prendere le vie dei canali e dei fiumi, e quindi venivano trasbordate su navi più piccole e navi più maneggevoli, navi a fondo piatto. Poi c'era la possibilità di arrivare dalla laguna direttamente al grande mercato e anche centro di smistamento delle merci verso le province danubiane, verso l'Austria, verso Oltralpe, di Aquileia,
Perché c'era un canale artificiale, c'è tuttora visibile il canale Anfora, adesso è un fossatello, poco più, ma era un signor canale, una signora via d'acqua lunga 6 metri, che 6 chilometri, scusate, lunga 6 chilometri, che metteva in comunicazione direttamente la laguna, la zona di Porto Buso, che attualmente fa da confine con la laguna di Grado, alla città di Aquileia. Si arrivava alle porte di Aquileia e lì c'erano altre strutture portuali, il mercato, e quindi queste merci prendevano altre vie, altre strade. Ma una mia curiosità, quell'ancora è una riproduzione o è vera? Allora, questa ancora è una riproduzione, però, perché ovviamente il legno è un materiale deperibile, non si conserva, mentre si conservano le parti in piombo, che servivano ovviamente proprio per far andare a fondo l'ancora. Però la parte che voi vedete, il ceppo, che è quello più grande, diciamo, quello è un elemento antico, originale, mentre poi è stata ricostruita, che poi sono gli stessi che voi vedete lì esposti, sono appunto gli elementi delle ancore antiche che ci rimangono, che si possono ritrovare sui fondali, sui nostri fondali marini, più grandi o più piccoli, perché erano ovviamente in rapporto anche alla stazza delle navi. Certo. Il museo ospita una mostra in particolare, poi ne parleremo con l'assessore. Per chi fosse interessato a visitare il museo, gli orari, diamo alcune indicazioni. Sì, allora il museo è aperto sia infrasettimanalmente con gli orari della Biblioteca di Marano, e sono sostanzialmente il martedì mattina, il giovedì pomeriggio, il venerdì mattina, e poi nei weekend ogni sabato pomeriggio e domenica pomeriggio. E poi l'ultima domenica del mese si tiene una visita guidata aperta al pubblico, gratuita, e eccezionalmente in marzo sarà questa domenica, perché poi c'è la domenica pasquale, ma poi la cadenza sarà proprio quella dell'ultima domenica del mese per tutto l'anno. Ci siamo spostati nell'altra sala, ci ha raggiunto anche l'assessore alla cultura Riccardo Bragion per presentare la mostra Spada dal mare, una spada con 1000 anni di storia. Di cosa si tratta? Certo, è una mostra organizzata già nel 2015 in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Friuli Venezia Giulia e l'Università di Udine. Andiamo nello specifico con lei per presentare questa spada. Sì, la mostra rende finalmente fruibile dal pubblico un rinvenimento eccezionale, un rinvenimento recente avvenuto in maniera occasionale. Due pescatori maranesi hanno incappato in questo reperto eccezionale nelle reti, la spada si presentava completamente ricoperta da un guscio di concrezioni marine, spessissimo e anche molto compatto, duro, e c'è stata la necessità di un lungo e laborioso intervento di restauro che è stato fatto a cura di Daniele Pasini del Museo di Aquileia, quindi della soprintendenza, e c'è stata la possibilità finalmente di liberare la spada e il suo fodero. La spada è completa, ha la lama di ferro, il pomolo in legno, il fodero è anche in legno. Sono materiali che normalmente non si conservano e che solo appunto grazie a queste condizioni proprio di giacitura nei fondali marini si sono potuti preservare fino ai nostri giorni. Riccardo, tante le visite ottenute la scorsa stagione. Registrato circa 3.000 presenze e puntiamo insomma a incrementare la visibilità degli spazi e dell'allestimento e come dire incentivando ancora di più la visita a questa mostra. E tra un paio di mesi partirà una serie di allestimenti interattivi per migliorare la fruizione e
porteremo dei testi anche in lingua inglese, quindi tutto virato verso un'esperienza, insomma, legata alla realtà aumentata e, insomma, è immersiva. Quindi, insomma, vi invito tutti a venire a trovarci. Osteria Porta del Mar, direttamente sul porto di Marano Lagunare, offre una cucina semplice ma ricca di sapori, caratterizzata dal pesce sempre fresco del mercato ittico di Marano. Ambiente rustico e raffinato, dispone di due belle sale e di un giardinetto interno estivo. Vi aspettiamo in via Porto del Friuli a Marano Lagunare. Albo Serramenti da 40 anni produce, commercializza e installa serramenti in alluminio, legno, alluminio e PVC. Consulenze e progettazioni gratuite. Partner Internorm, concessionaria marchio Pirnar. Ci trovate a San Giorgio di Nogaro, telefono 0431 66 033 e a Udine in Viale Bassi con il nuovo showroom. Nel solco della tradizione, l'azienda vinicola Umberto Baccicchetto vi aspetta adesso anche nella rinnovata sala eventi con degustazioni a Precenicco, Udine, in via Lignano 46. Nautica Popesso, situata nel cuore della Darsena a Marano Lagunare, è leader nel settore degli interventi d'allestimento e manutenzione sulle imbarcazioni adibite alla pesca e al diporto. Offre un servizio completo dalla vendita all'installazione alla manutenzione di motori marini entro e fuori bordo, rimessaggio coperto e scoperto. Popesso, la nautica a 360 gradi. Passione, competenza e professionalità da 50 anni. Ottica Battistutta Elena, occhiali da vista e da sole delle migliori marche di nostra produzione, dalla fabbrica al negozio, per adulti, bambini e per tutti gli sport. Controllo visivo computerizzato e applicazione di lenti a contatto. Ci trovate a Palazzolo dello Stelle in via Nazionale 45. Ottica Battistutta Elena, l'ottica conveniente. Al centro del tuo mondo casa c'è Zanutta, 2000 metri quadri di salone esposizione, un vasto assortimento di articoli per l'arredo bagno e presto una nuova area con i migliori marchi di stufe, caminetti, porte e rivestimenti in pietra naturale. Zanutta, il tuo negozio Udine in Viale Tricesimo 200. Agevolazioni per acquisti con finanziamento fino a 12 mesi a tasso zero nei 22 punti vendita in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Electra Service si adopera per migliorare la qualità della vostra vita. Installiamo impianti di automazione per cancelli, barriere stradali e porte automatiche, impianti antintrusione, videosorveglianza e citofonia, impianti di climatizzazione e fotovoltaici. Ci trovate a Palazzolo dello Stella sulla strada statale 14. Electra Service, la filosofia del comfort. Immobil Case ottimizza la ricerca senza perdite di tempo. Gruppo giovane, dinamico e professionale per tutti coloro che desiderano acquistare, vendere o far stimare un immobile in Friuli. Vi aspettiamo a San Giorgio di Nogaro, in Piazza della Chiesa 25. Da oltre 40 anni Alme 3 produce le vere porte blindate, con struttura portante e lamiera da 3 mm, ma anche serramenti blindati, brevettati con vetri antiproiettile e struttura metallica rivestita da legni pregiati. Alme 3, serramenti nobili, di qualità superiore. Adesso mi sento sicura. Ristorante Stella d'Oro, siamo presenti ormai da 5 generazioni. Situato nella piazza centrale di Marano Lagunare, offre il pesce locale cucinato in modo genuino come vuole la tradizione. I piatti tipici, antipasto misto, gran seola, spaghetti alla scogliera. Dispone anche di 6 confortevoli camere arredate in stile ottocentesco, a disposizione tutto l'anno per chi vuole godersi questo paesino affacciato sulla laguna.
Di nuovo assieme al campanile della domenica, siamo sempre a Marano Lagunare, nella vecchia pescheria, ma mi vedete all'interno di questa ape allestita appositamente dall'Associazione Marinai d'Italia della sezione di Marano Lagunare. Adesso chiudo anche la porta, così la vedete in tutto il suo splendore, e saluto e ringrazio il presidente dell'Associazione Idrio Frausin, assieme a Mario Zentilin e Franco Corso. Vi ringrazio anche perché mi hanno regalato questo bel fularino che fa riferimento appunto alla vostra associazione, alla vostra storia. Siete qua per parlare della mostra che avete allestito, ma in particolare della sede che sarà inaugurata la prossima settimana. Sì, il 26 inaugureremo la nuova sede di Marinai data in concessione dal Comune, con più allestiremo una, e siamo nell'ambito della commemorazione del centenario della Prima Guerra Mondiale, in riferimento alla Marina militare, ecco. Ci avete infatti mandato delle foto storiche. Storiche del periodo dove la Marina aveva lavorato insieme, insomma, combattuto, insomma, delle navi e con dei principali personaggi come Rizzo e via dicendo, insomma. Sarà una giornata importante quella dell'inaugurazione della nuova sede, perché poi arriveranno parecchie sezioni, no? Sì, siamo la delegazione del Friuli con sarà presente di 16 gruppi più altre armi, alpini e quant'altro, insomma, per dare un'importanza, insomma, alla giornata, ecco. Dove si tiene l'inaugurazione? Dov'è la sede qui a Marano? La sede è dietro la vecchia pescheria, l'inaugurazione sarà fatta proprio dentro la pescheria, con allestita la mostra della Grande Guerra. Bene, quindi sarà una giornata di festa per voi, ma anche di ricordo. Soprattutto ricordiamo chi ha combattuto, ricordiamo i nostri nonni, c'è qualcuno che ha i papà, che non è più tornato, abbiamo molti ricordi e lavoriamo sulla memoria. Questo è il nostro impegno, ecco, soprattutto. Bene. Io ringrazio anche gli altri due componenti dell'associazione, che siete stati molto gentili e carini con me. Davvero vuol dire che, insomma, siete dei marinai veri, no? Sì, no, sentiamo molto, ci siamo molto affezionati ai ricordi, anche perché il nostro paese è marinaio prima di partire in marina, ecco. Siamo nati proprio sull'acqua, chi non è marinaio è sempre un marinaio. Certo, rimarrà sempre marinaio. Siamo nati sull'acqua, sì. In poche parole. Bene, grazie mille, in bocca al lupo per questa vostra giornata che si terrà appunto il prossimo weekend con la sede dell'inaugurazione della sede, e noi adesso vi lasciamo ad un contributo filmato, andiamo a presentare un'altra realtà del posto, il ristorante Joe Life. Per mangiare bene, ma anche per divertirvi, a pochi passi dal centro di Marano Lagunare trovate il ristorante Joe Live. Per parlarne lo presentiamo con Giorgia Falcomer. Già l'anno scorso eravamo passati da te, abbiamo visto qualche cosa di nuovo, rimodernata questa sala, però immagino che i piatti forti siano sempre a base di pesce. Ciao Giorgia. Ciao, sì, i piatti sono sempre a base di pesce, e ovviamente il ristorante è sotto la Friulpesca, quindi pesce freschissimo sempre. E come l'anno scorso, mi ripeto, utilizziamo tutte cose stagionali, quindi sia per il pesce che per le verdure, e i nostri piatti, sì, la maggior parte sono di pesce e quindi sicuramente pesce fresco e abbinati con degli ottimi vini, però dicevo, ci si può divertire perché qui ci sono delle serate, grazie a quel bel palchetto che avete allestito, delle serate musicali. Sì, quest'anno abbiamo un venerdì sì, un venerdì no, quindi alternativo. Alternato, e facciamo sempre musica dal vivo, musica di tutti i generi, e quindi abbiamo mantenuto questa cosa degli eventi che ci distingue un po' dagli altri ristoranti. Abbiamo detto rimodernata la sala, ma sempre ricorda il mare con queste belle barche appese al soffitto. Quanti coperti può coprire questa sala, e poi magari ci sono anche altre sale o no? No, per la cena e il pranzo c'è questa sala, sono 50 coperti, possiamo arrivare a 60 perché poi c'è anche il bancone disponibile dove poter mangiare, e nelle serate di musica, insomma, arriviamo a una sessantina di coperti.
Per esempio, domenica, oggi immagino che già avrete il pienone, perché la domenica adesso con quella, inizia ad arrivare la bella stagione, le belle giornate, tutti arrivano, si avvicinano al mare. Sì, la domenica pranzo ovviamente la gente si sposta, dopo l'aperitivo c'è il pranzo, e, oppure anche la cena, perché siamo aperti anche questa sera, e quindi siamo aperti dal mercoledì alla domenica, pranzo e cena. Per chi volesse festeggiare un compleanno, un evento? Sì, solitamente organizziamo anche per feste di classe, compleanni e tutti i tipi di feste, insomma. Basta contattarvi, immagino ci sia un sito internet, sì, anche. Il nostro sito www.hotelyolanda.it oppure al numero di telefono 0431 640259. Esatto, perché oltre al ristorante c'è anche un albergo qui. Sì, c'è anche l'albergo, abbiamo 26 camere, quindi 55 posti letto. E anche adesso con la bella stagione, insomma, speriamo di ripartire bene. Allora, noi a dopo presenteremo due piatti tra poco, però ricordiamo appunto dove vi trovate precisamente. Noi siamo a Marano Lagunare nell'ingresso, quindi prima della zona pedonale, sulla strada principale, e quindi ci vedete perché prima di entrare in centro ci siamo noi. E troverete questa bella ragazza Giorgia, oltre a quanti altri dipendenti? Siamo in 8, sì. Gli uomini saranno ben contenti di vederti, però immagino che tutto lo staff sia ben organizzato. Sì, siamo tutti ben organizzati. Poi adesso abbiamo una ragazza nuova che è esperta di vini, poi ci presenterà appunto, ci aiuterà a presentare i piatti con l'accompagnamento del vino. Quindi siamo organizzati bene. Allora ci vediamo tra poco con i piatti proposti dal ristorante Joe, live. La Trattoria Barcaneta a Marano Lagunare propone una cucina sana e di stagione sempre diversa, da quella tradizionale alle variazioni più stuzzicanti per soddisfare anche i palati più sopraffini. Vieni a trovarci in Piazza Marie, scoprirai un rifugio per chi ama la buona tavola. Albo Serramenti da 40 anni produce, commercializza e installa serramenti in alluminio, legno, alluminio e PVC. Consulenze e progettazioni gratuite. Partner Internorm, concessionaria marchio Pirnar. Ci trovate a San Giorgio di Nogaro, telefono 0431 66 033 e a Udine in Viale Bassi con il nuovo showroom. Nel solco della tradizione, l'azienda vinicola Umberto Baccicchetto vi aspetta adesso anche nella rinnovata sala eventi con degustazioni a Precenicco, Udine, in Via Lignano 46. Nautica Popesso, situata nel cuore della Darsena a Marano Lagunare, è leader nel settore degli interventi d'allestimento e manutenzione sulle imbarcazioni adibite alla pesca e al diporto. Offre un servizio completo dalla vendita all'installazione alla manutenzione di motori marini entro e fuori bordo, rimessaggio coperto e scoperto. Popesso, la nautica a 360 gradi, passione, competenza e professionalità da 50 anni. Battello Santa Maria, ristorante navigante in ambienti mozzafiato. Si organizzano feste di classe, matrimoni, compleanni e gite scolastiche. Partenze da Marano, Aquileia, Grado e Lignano. Visite organizzate ai casoni della riserva naturale Croce della Stella, Aquileia, Barbana e Grado. Il piacere della crociera in una nave di piaceri. Prenota al 339 63 30 288 o www.battellosantamaria.it. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Edilizia, idraulica, porte, ferramenta, ceramiche, arredo bagno e molti altri articoli. Ti aspettiamo nei nostri punti vendita con tante promozioni e novità. Zanutta, il nostro mondo è la tua casa. Scopri di più su zanuttaspa.it. Electra Service si adopera per migliorare la qualità della vostra vita. Installiamo impianti di automazione per cancelli, barriere stradali e porte automatiche, impianti antintrusione, videosorveglianza e citofonia, impianti di climatizzazione e fotovoltaici. Ci trovate a Palazzolo dello Stella sulla strada statale 14. Electra Service, la filosofia del comfort.
Immobil Case ottimizza la ricerca senza perdite di tempo. Baby. Gruppo giovane, dinamico e professionale per tutti coloro che desiderano acquistare, vendere o far stimare un immobile in Friuli. Vi aspettiamo a San Giorgio di Nogaro in Piazza della Chiesa 25. Da oltre 40 anni Alme 3 produce le vere porte blindate con struttura portante e lamiera da 3 mm, ma anche serramenti blindati brevettati con vetri antiproiettile e struttura metallica rivestita da legni pregiati. Alme 3, serramenti nobili di qualità superiore. Adesso mi sento sicura. Ristorante Stella d'Oro. Siamo presenti ormai da 5 generazioni. Situato nella piazza centrale di Marano Lagunare, offre il pesce locale cucinato in modo genuino come vuole la tradizione. I piatti tipici, antipasto misto, gran seola, spaghetti alla scogliera. Dispone anche di 6 confortevoli camere arredate in stile ottocentesco, a disposizione tutto l'anno per chi vuole godersi questo paesino affacciato sulla laguna. Siamo tornati al ristorante Joe Life per presentarvi due piatti del giorno. Con Giorgia ci presenti intanto il primo piatto, l'antipasto. Da dove partiamo? L'antipasto. Allora, questa è una piovra del Mediterraneo, quindi italiana, accompagnata dalle patatine, quindi viene sbollentata e poi tagliata a pezzi e impiattata. Quindi proprio naturale, condita con un po' d'olio. Questo è un antipasto, però può anche essere considerato un secondo per chi vuole stare leggero. Per chi vuole stare leggero, sì, perché comunque è una cottura leggerissima ed è tutto naturale. E poi un buon risottino. E poi un buon risottino. Questo è un risotto con scampi e asparagi. Gli scampi sono vengono dalla Croazia, dal Quarnero, quindi sono nostrani. E gli asparagi anche sono asparagi italiani. E quindi un buon risotto a pranzo ci sta sempre bene. Sì, non solo a pranzo direi, anche a cena. Quindi questi piatti proposti dal ristorante Joe Life, ricordiamo anche che per chi fosse in velocità può passare di qua e prendere anche dei piatti per asporto. Sì, facciamo anche l'asporto, quasi su tutti i piatti tra l'altro, quindi non solo il fritto, calamari, frittura mista, ma anche primi e antipasti. Questa è una bella opportunità per chi non sa cosa farsi da mangiare e passa di qua e si prende un buon risottino o altro. Invece quali vini abbiniamo? Tra poco arriva Barbara e ci spiegherà quali vini abbinare in particolare per questo antipasto e per questo risotto. Benvenuta Barbara, ci porti un buon bianco? Vi porto un bianco in quanto con la piovra bruschettata abbinerei un vino con una buona acidità e che vada a contrastare la tendenza dolce della piovra, come può essere un buon friulano o una bollicina, visto che è un antipasto, mentre col risotto scampi e asparagi, visto che l'abbinamento dell'asparago col vino è un attimino difficile, abbinerei un Sauvignon, in quanto ha una buona aromaticità, che si sposa bene con l'asparago, è una tendenza dolce che va a contrastare lo scampo, praticamente la caratteristica dello scampo. Bene, quindi un buon vino c'è, si può mangiare bene divertendosi con della buona musica. Ricordiamo dove si trova il ristorante, Giorgia? Sì, a Marano Lagunare, prima del centro storico, sulla strada principale. Bene, allora buon appetito per chi naturalmente vuole passare di qui, c'è la possibilità anche di gustarsi dei buoni piatti, portarli a casa e poi brindare. Esatto, brindiamo. Allora brindiamo al Joe Life. Cin cin. Sì. E ritorniamo in diretta dalla vecchia pescheria di Marano Lagunare, insieme a me c'è Glauco Vicario, responsabile delle riserve naturali Valle Calanova e Foci dello Stella. Le abbiamo citate prima con il vice sindaco, ma con te entriamo nel dettaglio delle caratteristiche per poi raccontare anche le iniziative legate alle riserve. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Beh, le due riserve nascono con la legge regionale 96, ma già prima nasce come oasi di Marano la Foce dello Stella, una delle prime aree protette della regione in questo ambito un po' particolare che è quello della laguna. Ed è un primo passo per cominciare a tutelare una parte, se non altro, di questo bene incredibile. Sull'onda del sempre più crescente interesse verso la natura, tra regione e comune, nasce l'idea di realizzare quest'altra riserva, invece la Valle Calanova, a ridosso di Marano, un'ex valle da pesca, dove sono state realizzate tutte le strutture idonee per poter visitare, apprezzare
conoscere, se vogliamo, anche in modo semplice per le famiglie, per tutti, anche per gli appassionati sicuramente, questo che è quello ambiente particolare, quello della laguna, della palude, questo ambiente tra dolce e salato, tra acque basse e più profonde, che richiama tutto un certo tipo di vita. Quindi c'è anche un centro visita, immagino. Sì, nella riserva Valle Calanovo proprio sono state concentrate quelle strutture per permettere la visita, quindi centro visite, capanne per l'osservazione, un acquario con le specie di laguna. Di recente poi abbiamo realizzato un'area archeologica, ma sempre legato all'ambiente, quindi come si viveva nel passato in questo tipo d'ambiente, quello della laguna. La foce dello Stella si può comunque andare a visitare, però è in mezzo alla laguna, quindi ci vuole la barca, è un po' più difficile e diciamo è un ambiente molto più naturale che va maggiormente forse tutelato al di là delle visite. Quindi immagino che comunque la richiesta di escursioni siano sempre, ci siano sempre magari più verso l'estate e magari la richiesta è sempre maggiore. Però alcune caratteristiche legate appunto all'ambiente delle due lagune, delle due riserve? Beh, sono una parte di laguna, diciamo che sono la laguna va dalla pianura, qui a Marano dove ci troviamo, fino al mare, no? Lignano e oltre. Questo ambiente dove c'è l'incontro dei fiumi che sfociano, acqua dolce e l'acqua salata dal mare, quindi un ambiente salmastro, che poi varia andando proprio da qua, dall'entroterra, spostandosi verso il mare. E al variare della salinità varia ovviamente anche la vita, quindi anche tutta la vita è molto particolare. Poi c'è il gioco delle maree, un ambiente basso come quello della laguna, perché è un ambiente molto basso, profondità media non arriva neanche un metro dalla laguna e siamo io qui in Alto Adriatico, un posto dove la marea può raggiungere il metro di escursione e questo decide molto sulla vita della laguna e decide poi anche per esempio sulla vita di noi maranesi, sull'uomo che va a pescare, quindi cerca di andare a catturare queste prede, no? E quindi deve imparare a conoscere tutto questo ambiente. È effettivamente un ambiente unico e particolare, quello delle lagune, di questo incontro delle acque, la vegetazione particolare perché l'acqua in molti posti no, appunto è salata, però se andiamo verso la foce dello Stella dove ci sono i fiumi l'acqua è più dolce, quindi, e poi tutta la vita, al di là dei pesci, molluschi, crostacei, poi anche per esempio una delle attrattive è sicuramente l'avifauna, gli uccelli, che cambiano con le stagioni, che vengono a nidificare, adesso cominceranno ad arrivare a nidificare, hanno già iniziato, poi partiranno, arriveranno altri che verranno a passare l'inverno. Insomma, è una ricchezza questa per i maranesi, ma per tutta la regione e non solo, perché tanti turisti arrivano qua e sono attratti da questo ambiente. Sì, ormai è divenuta sicuramente riconosciuta a livello internazionale quale ambiente importante da conservare e salvaguardare. E il merito va dato in primis sicuramente ai maranesi che hanno cominciato, io lo ricordo sempre perché è un dato di fatto ed è realtà, che il WWF assieme ai cacciatori locali però hanno istituito una prima area protetta che poi l'Oasi nel 1976, quindi va dato merito di aver fatto questo gesto importante e da lì è cominciato tutto un certo tipo di iniziative e di attività e oggi sicuramente insomma i maranesi ne andiamo orgogliosi di questo tipo d'ambiente e siamo forse i primi custodi di questo tipo d'ambiente. E i visitatori vengono sicuramente e sempre di più si rivolgono a questo ambiente, a osservare l'ambiente, a mangiare il pesce, a godere di a vedere sicuramente la cittadina che lo merita, tutto un insieme di motivi. Adesso c'è un po' di freschetto, no? È arrivata un po' d'aria, quando ci siamo seduti per cercare di trovare più calore, ma che stagione si aspetta per quanto riguarda appunto le visite? Perché immagino che anche naturalmente il tempo condizionerà un po' la stagione, però insomma noi speriamo sempre che sia bel tempo. Sì, allora, gran parte dei visitatori che poi si rivolgono principalmente alla Valle Calanovo, ma poi vanno anche con la possibilità, ci sono delle barche che fanno servizio e quindi c'è la possibilità di andare a godere anche della laguna e dell'altra riserva, comincia adesso la stagione principale, sia per le famiglie, sabato e la domenica, in particolare la domenica, ma sia anche per le scuole. Abbiamo da sempre, da quando è stata istituita la riserva, una particolare attenzione verso la scuola, nell'educare, insegnare a conoscere questo tipo di ambiente, quello particolare della laguna, e avvicinare un po' le tematiche ambientali. E da adesso in poi abbiamo molte iniziative che abbiamo divulgato presso le scuole, ma cominceremo forse anche con delle iniziative, io spero a breve, cominceremo per esempio a riprendere Primavera in Laguna, che è un'iniziativa che permette anche alla singola famiglia, all'appassionato, di poter
visitare una riserva ma con la barca anche l'altra, senza essere per forza un gruppo, quindi viene già organizzato e stiamo poi preparando anche per la stagione estiva, quindi cercando di coinvolgere Spiaggia di Lignano delle iniziative. Bene, grazie a Vicario, responsabile delle riserve naturali di Marano Lagunare. Noi ora andiamo a vedere un altro contributo filmato. Siamo usciti però da Marano, siamo andati a Carlino per presentarvi l'azienda Tonelli. Fiori, frutta e orto sono i prodotti che coltiva e poi vende Danilo Tonelli nella sua azienda qui a Zelina, nella strada che porta a Lignano. Raccogliamo, abbiamo la vendita diretta e cerchiamo di vendere il prodotto nel luogo di produzione, di fare chilometri zero. Un'azienda a conduzione familiare, abbiamo un dipendente e niente, cerchiamo di fare il meglio possibile. Abbiamo piantagione di pere anche e pesche e noci quando c'è la stagione della produzione delle pesche e noci, poi facciamo tutti gli ortaggi, meloni, angurie, tutto quello che dietro la stagione c'è la produzione. Noi abbiamo cominciato con gli ortaggi, dopo abbiamo inserito i fiori e stiamo lavorando bene con i fiori anche per cercare di avere il prodotto tutto l'anno completo, o con i fiori o con gli ortaggi, di avere il lavoro 360 giorni all'anno. Ci siamo spostati nell'area produttiva con Danilo, ci spieghi un po' come viene utilizzato questo macchinario. Adesso stiamo trapiantando le piantine di prezzemolo, di nostra le seminiamo noi con questa macchina dietro le spalle, poi le mettiamo nella serra di germinazione, nascono le piantine e di lì le trasportiamo su queste vaschette, le mettiamo nelle vaschette da confezione dove viene venduto in pratica. Abbiamo visto prima anche la serra di là. Sì, quella è la serra dove teniamo la temperatura più alta. Una volta che le piante sono ben radicate bene, le portiamo nelle serre a freddo, dove da 18 gradi scendiamo a temperatura ambiente esterno per dare consistenza alla pianta che sia più forte. Certo, poi i fiori usciranno prevalentemente tra un mesetto. Sì, fra un mesetto ci sono i fiori, comunque fra 15 giorni abbiamo tutto in produzione, tutto pronto per la vendita. Mm-hmm. E tutti i prodotti che vendiamo sono tutti seminati o trapiantati da noi. Bene. Tutta produzione nostra, a chilometri zero. Esatto, e questa è una cosa importante. Radicchio adesso, la stagione? Abbiamo radicchio, fra 10 giorni cominceremo con i primi asparagi e poi zucchine, cetrioli, tutto dietro la stagione abbiamo i prodotti, tutto di nostra produzione. È il periodo primaverile, aprile-maggio, dove vendiamo e produciamo gerani, surfine, begonie, qualsiasi tipo di fiore annuale. Ce n'è per tutti i gusti e dobbiamo dire ai nostri telespettatori che siete sempre aperti, anche le domeniche. Sì, siamo aperti tutti i giorni, dalle 8 a mezzogiorno e mezzo, il pomeriggio dalle 2 alle 7 e mezza. Invitiamo quindi i nostri telespettatori qui in la località Zelina, nella strada che porta a Lignano. Vi aspettiamo qui a braccia aperte, sempre pronti a servirvi a vostra disposizione. Albo Serramenti da 40 anni produce, commercializza e installa serramenti in alluminio, legno, alluminio e PVC. Consulenze e progettazioni gratuite. Partner Internorm, concessionaria marchio Pirnar. Ci trovate a San Giorgio di Nogaro, telefono 0431 66 033 e a Udine in Viale Bassi con il nuovo showroom. Electra Service si adopera per migliorare la qualità della vostra vita. Installiamo impianti di automazione per cancelli, barriere stradali e porte automatiche, impianti antintrusione, videosorveglianza e citofonia, impianti di climatizzazione e fotovoltaici. Ci trovate a Palazzolo dello Stella, sulla strada statale 14. Electra Service, la filosofia del comfort. Nel solco della tradizione, l'azienda vinicola Umberto Baccicchetto vi aspetta adesso anche nella rinnovata sala eventi con degustazioni a Precenicco, Udine, in via Lignano 46. Ristorante Stella d'Oro, siamo presenti ormai da 5 generazioni. Situato nella piazza centrale di Marano Lagunare, offre il pesce locale cucinato in modo genuino come vuole la tradizione. I piatti tipici, antipasto misto, gran seola, spaghetti alla scogliera. Dispone anche di 6 confortevoli camere arredate in stile ottocentesco, a disposizione tutto l'anno per chi vuole godersi questo paesino affacciato sulla laguna. Al centro del tuo mondo casa c'è Zanutta. 2000 metri quadri di salone espositivo.
tempo un vasto assortimento di articoli per l'arredo bagno e presto una nuova area con i migliori marchi di stufe, caminetti, porte e rivestimenti in pietra naturale. Zanutta, il tuo negozio Udine in Viale Tricesimo 200. Agevolazioni per acquisti con finanziamento fino a 12 mesi a tasso zero. Nei 22 punti vendita in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Nautica Popesso, situata nel cuore della Darsena a Marano Lagunare, è leader nel settore degli interventi d'allestimento e manutenzione sull'imbarcazione adibita alla pesca e al diporto. Offre un servizio completo dalla vendita all'installazione alla manutenzione di motori marini entro e fuori bordo, rimessaggio coperto e scoperto. Popesso, la nautica a 360 gradi. Passione, competenza e professionalità da 50 anni. Immobil Case ottimizza la ricerca senza perdite di tempo. Gruppo giovane, dinamico e professionale per tutti coloro che desiderano acquistare, vendere o far stimare un immobile in Friuli. Vi aspettiamo a San Giorgio di Nogaro, in Piazza della Chiesa 25. Battello Santa Maria, ristorante navigante in ambienti mozzafiato. Si organizzano feste di classe, matrimoni, compleanni e gite scolastiche. Partenze da Marano, Aquileia, Grado e Lignano. Visite organizzate ai casoni della riserva naturale Croce della Stella, Aquileia, Barbana e Grado. Il piacere della crociera in una nave di piacere. Prenota al 339 63 30 288 o www.battellosantamaria.it. Ottica Battistutta Elena, occhiali da vista e da sole delle migliori marche e di nostra produzione, dalla fabbrica al negozio, per adulti, bambini e per tutti gli sport. Controllo visivo computerizzato e applicazione di lenti a contatto. Ci trovate a Palazzolo dello Stelle in via Nazionale 45. Ottica Battistutta Elena, l'ottica conveniente. Da oltre 40 anni Alme 3 produce le vere porte blindate, con struttura portante e lamiera da 3 mm, ma anche serramenti blindati, brevettati con vetri antiproiettile e struttura metallica rivestita da legni pregiati. Alme 3, serramenti nobili, di qualità superiore. Adesso mi sento sicura. E oggi tra i monumenti simbolo di Marano, la Torre Millenaria. La sua costruzione si perde nella notte dei tempi, durante il dominio dei patriarchi di Aquileia su Marano. Qualcuno l'attribuisce a Popone, che l'avrebbe voluta quando, subito dopo il 1031, si accinse a fortificare il castello di Marano per farne una vera fortezza. La torre sarebbe servita come luogo di guardia, di vedetta, dominando essa sulla laguna circostante. Siamo all'interno della Torre Millenaria di Marano, abbiamo fatto 98 scalini per arrivare qua, per farvi vedere il meccanismo dell'orologio di questo campanile. Ci spiega, Elio, ogni mattina arriva qua perché? Alle 6:30 per caricare l'orologio e per metterlo a posto dei minuti, quello che serve, oleare e diverse cose, insomma pulizia e via discorrendo. Quindi ogni mattina e poi anche la sera o solo la mattina? No, solo la mattina 6:30, 7:15, 6:30. Adesso siamo nel pomeriggio, Mori ci fa vedere il meccanismo. Ecco, si mette, queste sono le ore, bisogna tirare su i pesi sotto, quelli. Che quello lì è il peso dell'orologio e questo, quello più grosso, è quello che batte le ore. Che è più pesante perché questo adesso vi fa Sì, sì, va. Ecco. Adesso manualmente abbiamo battuto e in caso sì. Quando non so, adesso sono le 4:15, le 5 da solo questo qua batte 5 volte, 6, 7, 8, 9, 10. E questo è il meccanismo della Torre Millenaria. Adesso noi saliamo quelle scale che riprenderà a breve Tommaso Ravo, quindi ne faremo altre quante, 15, 10, quante scale faremo? Sono 21. 21 per farvi vedere il meraviglioso paesaggio dalla Torre Millenaria di Marano. Like
E dalla torre millenaria scendiamo e ritorniamo naturalmente in diretta dalla vecchia pescheria di Marano Lagunare con il gruppo storico rinascimentale La Fortezza di Marano. Grazie per essere qui, buongiorno Angelo. Buongiorno a voi. Tu sei il presidente dell'associazione, che è un'associazione storica, nata quando? Nel 2001 è stato il primo anno che abbiamo fatto qualcosa, una piccola rivocazione. Poi siamo andati avanti e siamo arrivati adesso, un po' d'anni dopo. L'anno scorso abbiamo fatto l'ottava rivocazione, avevamo un bel gruppo, due o tre gruppi belli del 1600 e quindi continuiamo in questa maniera. E oggi appunto siete legati all'evento Laguna Oltre 2017, nel pomeriggio ci sarà una dimostrazione in piazza, vero, vicino al Museo Archeologico del Mare, mi dicevate, e in cosa consiste questa dimostrazione? Beh, ci saranno diversi duelli con diversi tipi di spade, e proveremo a fare un'istruzione con le picche, queste lunghe lance, e dopodiché se riusciamo in ultima facciamo una battaglia tra tutti insieme. E tutto questo, voi naturalmente immagino che fate una sorta di allenamenti, vi preparate, ci sono delle preparazioni, e dove avete una sede qui a Marano? Sì, abbiamo una sede, ma con le picche non riusciamo a fare molte manovre di allenamento. Ci alleniamo con le spade, in palestra, e guai se non ci alleniamo. Io adesso faccio un giro per presentare anche gli altri componenti del gruppo, partendo da questa bella signora, questo cappello di paglia, che mi dice essere una grande telespettatrice di Telefriuli, segue sempre il nostro telegiornale, il Meteo. Lei si chiama? Viviana. Viviana, intanto grazie perché è una fedele telespettatrice. Sì, decisamente, ogni sera sono con voi. Bene, e noi siamo con lei di conseguenza. Lei è vestita? Io sono vestita da popolana, sono quella che segue di solito i colleghi che si vestono, di solito nelle battaglie sono quella che porta l'acqua o che va a prendere i cadaveri, diciamo. Queste cose qui insomma facciamo. Bene, complimenti signora, andiamo avanti, lei si chiama? Marinella. Io ho diverse funzioni, diciamo così, perché faccio da picca all'occorrenza o mi vesto da popolana, insomma, sì, per seguire appunto in battaglia. Con le picche appunto ci alleniamo per fare delle manovre e ci sono diverse, insomma, sì, figure belle, insomma, sì, da vedere, e siamo qui. Bene. Proseguiamo. Io sono Giampiero, sono picchiere anche io. Faccio... Da quanto tempo? Saranno 10 anni, sì, sono 10 anni. Questa bella ragazza... Io sono Samantha e faccio parte del gruppo delle popolane e porto anche la bandiera del gruppo. Bene. Ritorno dal presidente per sapere anche il numero dei componenti del gruppo totale. Ma siamo circa una ventina. Noi rappresentiamo una compagnia di Cernide. Cernide erano dei popolani arruolati nei momenti di bisogno. E dalla Repubblica di Venezia nei momenti di bisogno e le mettevano con le picche. Ricordiamo, oggi pomeriggio da che ora vi troverete in centro a Marano? Circa dalle 3 saremo davanti al museo e faremo questi duelli vari con diverse spade, diverse maniere di usarle. Io ringrazio il gruppo storico rinascimentale La Fortezza di Marano Lagunare che è stata qui per chiudere in bellezza questa diretta da Marano Lagunare. Io ringrazio Paolo Bassi che è stato qui con me, Tommaso Ravo che ha registrato con me i vari servizi e la regia di Pierangelo Butazzoni. Naturalmente grazie anche a voi per l'attenzione. Vi ricordo che il campanile della domenica si sposterà la prossima settimana a Bertiolo per la festa del vino ed ora vi lasciamo ad un altro appuntamento importante, Acqua in Bocca, con condotta da Francesca Spangro, poi naturalmente questa sera grande spazio all'Udinese a partire dalle 17:30 con Poltronissima. Grazie ancora per l'attenzione e noi naturalmente appuntamento anche al notiziario questa sera con tutte le notizie legate al nostro territorio. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio, buona giornata con Telefriuli.
ASD Maranese presenta Fasolari in festa,